Ehi, ragazzi, voi siete d'accordo? Siete? Siete? Siamo! Siamo! Ah, siete d'accordo? Ah, siamo d'accordo. Uno dei più grandi protagonisti in assoluto della cultura e dell'arte del mondo. Un momento forte di grande identità per la nostra città. Oggi presentiamo, penso, una delle più belle mostre che si siano mai viste in Italia e quindi daremo senso profondo a questo omaggio dei monumenti che abbiamo dedicato proprio al 50° della scomparsa di Totò, che abbiamo chiamato non a caso omaggio a Totò. Vorrei ricordare proprio questo di Totò, che Totò quando recitava cinema parlava in italiano, ma quando scriveva d'amore scriveva in napoletano. Penso che in questo duplice registro linguistico ci sia proprio Napoli. L'amore che Napoli dà con la sua arte, la sua lingua, e lo dà alla nazione e a tutto il mondo. E Totò rappresenta il vertice di tutto questo. La grandezza del genio di Totò attraversa un percorso che si annuncia pieno di sorprese, che metteranno in luce anche moltissimi altri aspetti meno conosciuti, con una mostra che si divide in tre esposizioni specifiche e tre siti di eccezione come il Maschio Angioino, il Palazzo Reale ed il Convento di San Domenico Maggiore. Gli oggetti provengono da decine di prestatori, dalle teche RAI alle biblioteche, alle sartorie e a collezionisti privati, testimoniando le sue presenze in teatro e sui set cinematografici e molto altro ancora della vita privata, un'esposizione che dopo i primi 3 mesi a Napoli comincerà un lungo tour sia in Italia sia all'estero. E oltre 1000 oggetti che saranno esposti, tra cui tantissimi inediti che verranno presentati per la prima volta, che clamorosamente fino ad oggi non erano mai stati esposti. Un esempio tra tutti, i 30 straordinari schizzi che Pasolini fa per la Terra vista dalla Luna, o i 18 disegni, il corpus completo dei disegni fatti da Fellini per Totò. Fellini non aveva mai lavorato, si erano conosciuti, ma amava in un modo incredibile, abbiamo trovato degli scritti che ovviamente presenteremo in mostra, straordinari, e sono dei disegni che sono delle vere e proprie opere d'arte, o ancora i carteggi con Zavattini che sono bellissimi e straordinari, le parole che Zavattini ha per Totò, non solo da un punto di vista artistico ma anche da un punto di vista umano. Una mostra così non c'è mai stata, siamo particolarmente felici e onorati che la famiglia De Curtis e gli organizzatori Nicosia e Mollica e tanti altri abbiano scelto Napoli, e l'abbiano scelta talmente fino in fondo come profondo e universale il legame tra Totò e Napoli, che noi come città ci saremmo ad accompagnare questa mostra quando farà il giro d'Italia e il giro del mondo. Quindi siamo davvero molto, molto soddisfatti, e dalle anteprime e le anticipazioni che ho visto sarà veramente una mostra che ci caricherà di emozioni. E noi avremo veramente Totò ovunque nelle prossime settimane, in particolare a maggio. Mi sento di dire, senza presunzione ma con la conoscenza dei fatti, che questa mostra che oggi abbiamo presentato è una mostra unica. Cioè, ci saranno tante altre iniziative, ma questo è il top che si possa avere su Totò, perché ha degli inediti e ha, come dire, la volontà della famiglia De Curtis. Oggi c'era Elena, la nipote, che esprime la volontà della figlia Liliana, e quindi ben venga tutto, ma noi siamo assolutamente onorati e felici che la mostra per eccellenza sia fatta insieme alla città di Napoli, al comune di Napoli, e questo è stato fortemente voluto dalla famiglia e dagli organizzatori, nel segno del legame profondo tra la città di Napoli e Totò.